Ciao a tutti, dormito bene? Oggi volevo parlarvi di un regalo che ci hanno fatto qualche giorno fa. Una cosa molto molto carina che alla fine ci è risultata molto utile. Qual è questo regalo? Miki, vieni! Ma dove sei? Dai! Eccola! Cos'è? Cos'è questa cosa? Lampada. È una lampada, esattamente. Dai, siediti! Ora, è una lampada da camera, naturalmente, piccolina, da comodino, che proietta stelle e lune colorate sul soffitto e sulle pareti laterali. E serve appunto per conciliare il sonno. Noi, quando mia figlia era più piccola, aveva circa 5-6 mesi, avevamo una cosa simile, che faceva anche una ninna nanna. Però, ad essere sinceri, non c'era mai stata utile. E l'abbiamo accantonata, perché non risolveva il problema della nanna, non aiutava per niente a rilassare nostra figlia e non dormiva assolutamente di più. Adesso che è un pochettino più grande, te quante ne hai, Miki, adesso? 3? Quasi, ancora no, quasi 3 anni. Diciamo che questa lampada si sta rivelando molto molto utile. Io dormo nel mio lettino. Esatto, dormi nel tuo lettino, sei molto molto brava. Ti piace questa lampada che ci hanno regalato? È rosa. Esatto. Allora, questa qui ha diverse colorazioni, rosso, blu, verde. Comunque sul mercato ce ne sono tantissimi di simili. Questa non so neanche di preciso di che marca è. Comunque sia, va sia a pile, sia con l'alimentatore. E vogliamo far vedere come va? Sì. C'ha 3 pulsanti, uno per l'accensione. Dopo spegniamo le luci e farò vedere per bene come va. Intanto facciamo così. Vedi la luna e la luna. Pulsante centrale, si possono cambiare i colori. E ripremendo il pulsante primo si possono mescolare i colori. E infine l'ultimo pulsante serve per farla muovere. Abbiamo spento le luci per farvi vedere un po' meglio. Adesso magari... guarda che nella maglia si vede. Come ho detto, si possono cambiare le luci, il colore, si possono mischiare. E come detto, sì, non è assolutamente niente di innovativo, niente di nuovo. Ce ne sono tantissime, come detto, in commercio di cose simili. Ma la cosa più che altro che volevo dirvi è che adesso che nostra figlia appunto è più grande, ci sta rivelando molto utile questo tipo di lampada. Infatti si mette nel suo lettino, gli raccontiamo qualche storia, nel frattempo... La mia paura. Storia della paura. Belle, belle. Bellissime, assolutamente. Riaccendiamo questa lampada, lei sceglie il colore e via. Poco dopo si addormenta. Adesso che è più grande si sta rivelando molto molto utile. Secondo me un'ottima combinazione potrebbe essere la lampada più un rumore bianco. Secondo me sarebbe ottimo. Tornassi indietro probabilmente lo proveremmo anche da più piccola. Niente, direi che è tutto. Se avete domande o commenti o qualsiasi cosa, scrivete nei commenti appunto. E ricordatevi di iscrivervi al canale. E Nicole? Buonanotte! Buonanotte! Ciao ciao! Ciao ciao!